Salve a tutti, io sono Roberto Dandi, sono un docente di gestione presso la LUISS Guido Carli e presso la LUISS Business School e anch'io ho fatto parte del progetto che abbiamo portato avanti presso l'azienda ospedaliera Brozzo di Cagliari per lo sviluppo dei percorsi clinico-assistenziali. In particolare io mi sono occupato della parte precedente alla formazione dei facilitatori del cambiamento. Cioè il mio obiettivo era quello di individuare le persone ideali da coinvolgere per il cambiamento. Per fare questo, abbiamo utilizzato una tecnica che si chiama Social Network Analysis, di cui vi parlerò, in questo breve video. Allora, partiamo dal problema. Qual era l'obiettivo di questa attività? Era comporre i team giusti per l'adozione delle linee guida evidence-based presso l'ospedale Brozzo. Questa è un'esigenza che è abbastanza complessa in quanto la letteratura e anche la pratica ci conferma che per fare questa attività è necessario mettere insieme dei team multidisciplinari e multiprofessionali, di persone che non solo siano, diciamo, esperte nel loro settore della medicina e della sanità, ma anche che siano capaci di collaborare e di utilizzare, gli aspetti, le procedure organizzative del proprio ospedale, della propria struttura. La letteratura di evidence-based medicine ci dice anche che per adottare queste linee guida l'aspetto relazionale è anche molto importante, cioè per esempio alcuni studi ci confermano l'importanza delle relazioni tra colleghi nell'adozione di linee guida, cioè persone che lavorano insieme, che adottano linee guida, si influenzano a vicenda nell'adozione delle stesse. Un altro studio, per esempio, ci suggerisce che l'adozione delle linee guida dipende anche dalla capacità dei medici, degli infermieri di adattare le raccomandazioni delle linee guida al contesto specifico e questo è facilitato se tra colleghi ci si scambiano dei pareri clinici su come adottare le linee guida. Personalmente, con altri colleghi della LUISS, abbiamo pubblicato su Healthcare Management Review due studi su questo argomento. In uno abbiamo studiato i pediatri di libera scelta, abbiamo scoperto che i pediatri che ricevono più richieste di pareri clinici dai colleghi sono anche quelli che adottano di più le linee guida, quindi come per dire che più le si adotta, più si diventa, diciamo, si ha una reputazione tra i propri colleghi. Un altro studio invece ha dimostrato che i pediatri del territorio che chiedono più pareri ai colleghi pediatri ospedalieri sono anche quelli che con più probabilità hanno adottato le linee guida. Questo significa che c'è quasi una specie di contagio sociale tra ospedale e territorio nel momento in cui si parla di linee guida. Quindi questi studi, questa letteratura ci conforta sul fatto che l'aspetto relazionale è molto importante. La metodologia che abbiamo adottato è quella ideale per studiare le relazioni, che si chiama Social Network Analysis. Essenzialmente questa tecnica mette al centro la relazione per spiegare fenomeni sociali. Questa tecnica è stata applicata molto anche nella sanità. Qui per esempio è citato uno studio di Christakis e Fowler del 2007 che ha dimostrato un fenomeno abbastanza peculiare, cioè che l'obesità si trasmette come una malattia. Fowler e Christakis infatti hanno studiato continuativamente i dati di 40 anni di relazioni dentro un paese negli Stati Uniti d'America e con questo ricco dataset hanno dimostrato che coloro che hanno dei vicini di casa o dei parenti obesi sono più propensi a diventare obesi essi stessi. La spiegazione che hanno dato è di tipo socio-psicologico, quindi più passi del tempo per tutta la vita con persone obese, meno avrai sentore che l'obesità è un problema e quindi tenderai a mangiare di più. Alla stessa maniera, questo contagio sociale può avvenire per cose positive, come per esempio la diffusione dell'innovazione, ed è su questo che noi speravamo quando abbiamo cominciato a usare la network analysis per identificare le persone migliori da coinvolgere come agenti del cambiamento. Quindi i nostri obiettivi presso l'ospedale Brozzo erano
identificare le persone più influenti all'interno del network aziendale, in modo tale che fossero quelle che più probabilmente riuscissero a coinvolgere gli altri nel cambiamento e anche, diciamo, le persone, gli agenti che avessero più probabilità nel diffondere il cambiamento in maniera veloce. Come abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato un questionario che è abbastanza standard nella letteratura di network analysis, noi l'abbiamo semplicemente adattato al contesto dell'ospedale Brozzo. Abbiamo chiesto essenzialmente tre domande. Con chi collabori frequentemente? Questo per capire se c'è una storia di collaborazione dietro delle relazioni tra colleghi. Questo per noi è molto importante perché significa che se c'è questa storia di collaborazione, allora è più probabile che se li mettiamo nello stesso team per lo sviluppo dei percorsi clinici, queste persone collaboreranno. La seconda domanda è stata a quali colleghi della sua azienda richiede con maggior frequenza pareri clinici? Perché questo ci fa capire quali sono le persone che hanno una reputazione più alta dal punto di vista clinico all'interno dell'organizzazione. Questo significa che sono le persone che più avranno influenza nel caso in cui si dovranno prendere delle decisioni cliniche nello sviluppo dei percorsi. La terza domanda riguarda l'aspetto organizzativo. Su quali colleghi della sua azienda fa più affidamento per avere informazioni sulle procedure? Quindi, quali sono essenzialmente le persone dentro il Brozzo che sanno muoversi dal punto di vista organizzativo? Come abbiamo visto nella letteratura sui percorsi, questi due aspetti, quello clinico e quello organizzativo, sono fondamentali per il cambiamento. Questo, per esempio, è la figura di un network. Del network delle collaborazioni potrà sembrare un po' complesso, ma essenzialmente con la network analysis si può calcolare in maniera matematica quali sono i nodi più centrali, che in questo caso sono rappresentati con un'area più ampia. I risultati sono stati, essenzialmente abbiamo fatto tre liste di nomi, quindi in base alle tre domande. Per cui abbiamo notato che c'erano alcuni nomi che comparivano nella parte alta di tutte e tre le liste. Questi erano i candidati ideali perché sia erano propensi a collaborare con gli altri, sia avevano una reputazione clinica importante, sia si sapevano muovere dal punto di vista organizzativo. E questi sono i nomi che noi abbiamo indicato da reclutare. Molti di questi nomi erano figure, diciamo, responsabili di unità, quindi non abbiamo scoperto molto di più di quanto si potrebbe scoprire vedendo un organigramma, però la maggior parte dei nomi che abbiamo individuato, di questi alti nelle varie liste, invece non erano figure apicali. Quindi questa è una particolarità della network analysis, è una metodologia che fa vedere, diciamo, l'invisibile, cioè al di là dell'organigramma alcune persone dentro l'azienda possono avere una certa reputazione, una certa influenza sugli altri. In generale, quindi, abbiamo individuato quasi 200 nomi da coinvolgere tra medici, tecnici e infermieri nelle 42 unità organizzative di allora e li abbiamo avviati per la formazione nel ruolo di facilitatori del cambiamento. Quindi con una speranza che questi nomi fossero, diciamo, le persone più adeguate per affrontare questo complesso fenomeno che è lo sviluppo dei percorsi clinici. Questa metodologia noi riteniamo sia utile anche in altri contesti, oltre quello del Brozzo, e quindi pensiamo che, diciamo, come ogni metodologia ha dei pro e dei contro, ma è sicuramente qualcosa che va incontro all'esigenza che abbiamo riscontrato nella letteratura e anche nell'esperienza. Questo è il mio contatto email, nel caso ci fossero domande, purtroppo io mi scuso, non posso essere qui, però sono disponibile via mail a rispondere alle vostre richieste. Grazie.